chiedo che mi stanno ascoltando tutta l'Italia, chiedo che deve essere rispettata la tradizione nomade, che noi abbiamo un nostro cultura, la nostra tradizione sinta, nomadi, che noi ci sposiamo, conviviamo giovani, cominciamo da 13 a 14 anni a conviverci con le nostre donne e costruire una famiglia e andare d'accordo. Quest'uomo, Luca, di origine sinti, ha 32 anni. Da un anno e mezzo convive in un camper con Maria, una ragazzina di 13 anni. Si vogliono bene, dice. Maria aspetta un bambino, è all'ottavo mese di gravidanza e non sta bene. Viene portata in ospedale e qui i medici si accorgono che quella ragazza con il pancione è poco più di una bambina. Mi chiamano i carabinieri e i carabinieri mi dicono: guarda, signor Cari, la sua compagna è stata presa, portata via, affidata ai servizi sociali dentro un centro protetto. Presa, portata via, senza il consenso dei genitori, senza il consenso mio, niente. Presi, portata su, portata via. Ora Luca rischia una denuncia per atti sessuali con minore. Tu sai, Luca, che in Italia è illegale. L'Italia è legale, con una dodicenne, è legale perché la legge non provvede questa roba qua. La legge non funziona come dovrebbe andare. Dici, tu vorresti che la legge venisse adeguata alla cultura sinti, che invece sinta prevede. Sì, ecco. Perché però, ma 12 anni una bambina non è ancora una bambina, è piccola, no? 12 anni è una ragazzina, una bambina. A parte che è una bambina, però se noi ci vogliamo bene, che io e lei ci vogliamo bene, si va avanti così. Come la nostra vita, si va avanti così e basta. Le nostre razze, le nostre famiglie, le nostre tradizioni, ci sposiamo giovani così. Per la legge italiana e lo Stato si deve vergognare di quello che i carabinieri che stanno facendo e soprattutto i servizi sociali che vengono presi, portati via una minore dell'ospedale senza il consenso dei genitori. È una roba vergognosa.